Eccolo, ci siamo ragazzi, me l'avete chiesto in, boh, 365.000? Pensavate davvero che sono arrivati 5.000 like sul video precedente e non avrei portato un nuovo episodio? Ovviamente, eccolo qua. Ciao ragazzi, bella a tutti da Gabone. Siamo tornati con questo nuovo video, ho deciso di farlo direttamente da it.onlinesoccermanager.com perché lo volevo provare e oggi non mandava di mettere la webcam perché comunque vi devo parlare di un pochino di cose e quindi lo volevo fare un po', diciamo, nascosto dalle telecamere. A parte questo, ragazzi, godetevi anche la versione, diciamo, su browser web perché mi sembra abbastanza interessante. Interessante e molto intuitiva. Ma detto questo, allora richiedi come che co ecco, ok, prossimo bonus 5 ore e 57 minuti. Che cosa volevo fare, ragazzi? Io vi dico solo questo: voglio creare un campionato per il momento privato in cui andrò ad inserire appunto voi iscritti. Salve boss, ho trovato alcuni club interessanti. No, non me ne può fregare di meno. Mi avete invitato in 875.000. Ma la mia idea è quella di creare un campionato fatto da me in cui andrò appunto ad inserire voi iscritti. Come potete partecipare a questo campionato? Ragazzi, seguitemi su Instagram Gabboman7 perché nel momento in cui state vedendo questo video sicuramente avrò pubblicato un'immagine in cui c'è OSM di mezzo. Dovete andare a commentare scrivendo partecipo. Io selezionerò, ho in mente di fare un campionato a 20 squadre, quindi selezionerò 20 di voi, ma darò appunto ulteriori informazioni su Instagram, sia su chi ho pescato a casaccio, insomma, tra tutti quelli che hanno risposto al commento scrivendo partecipo, e sia appunto ulteriori info per quanto riguarda quando comincerà questo campionato, che cosa faremo nel particolare e via dicendo. Voglio ancora pensare bene al club, o meglio no al club, al campionato da scegliere, perché vedo che ce ne sono alcuni da 20 squadre, ma alcuni addirittura, vedete, 22. Se non sbaglio, ci sono dei campionati da più di 40 squadre. Non vorrei sbagliarmi, ma l'ho sentito da parecchi di voi. C'è la Lega Pokémon, raga, no, la Lega Pokémon magari no. 18, 14, 20, 22, sono da... No, non lo vedo. Club a 40 squadre, quindi mi avete detto una stupidaggine, ma va bene così. Se lo trovo lo faremo da più squadre possibili, altrimenti 20, 22 squadre. Quindi ve lo ripeto. Gabboman7, seguitemi su Instagram perché pubblicherò una foto su OSM. Dovete semplicemente commentare scrivendo partecipo. Selezionerò appunto alcuni di voi per cominciare questo campionato. Poi su Instagram darò ulteriori info al riguardo. Ma detto questo, adesso però andiamoci a guardare la nostra gran bella formazione e il nostro gran bel campionato. Sono la mia, la tua, sono la mia spia. No, la mia spia non si può sentire. Però allora dobbiamo giocare con il Sassuolo la prossima partita. Ovviamente ho mandato la spia ad andare a guardare. Questi giocano sulle fasce con marcatura ho capito, va bene, ma voglio vedere la formazione. Come si guarda? Oh, non si può fare. Eccolo, formazione. Berardi, Henderson ha comprato, Duncan, vabbè, è assolutamente alla mia portata. Vi faccio vedere ovviamente la mia formazione. Eccoli qua i titolari. Ragazzi, ho creato una rosa veramente incredibile. Allora, qua dobbiamo andare ad inserire, no, perché sta allenando, quindi Lemar 91 di overall, però c'ho anche Dzeko e Sané. El Shaarawy in panchina, Under, Sadik e Leandrinho. Per quanto riguarda il centrocampo, ragazzi, secondo me è un centrocampo veramente molto forte. Ovviamente uso un 4-3-3-B, che è la mia formazione di quelle, insomma, principali. A me piace giocare col centrocampista, quello mediano, e poi i due centrocampisti classici. Toni Kroos 99, Nainggolan 93, Tolisso 93. Mo qua mi ha messo Sadik, ragazzi, ma non ci fate caso. Kolarov, altro difensore centrale. Ragazzi, qua c'ho l'imbarazzo della scelta. Sto creando una formazione veramente molto forte. Marquinhos 91, che ovviamente sto allenando in questo momento. Ovviamente l'ho comprato sul mercato. Kurzawa sulla fascia destra, 95 in totale come difensore. È veramente molto forte. Ci abbiamo Kolarov e poi voglio ancora sfoltire la rosa. Bruno Perez non mi convince, sicuramente lo venderò. Per quanto riguarda il portiere, mi sono affidato a Rudy, che è un portiere trentenne, ma comunque di indubbia esperienza. 85 di overall. Penso che cambierò anche
lui. Allora, visto che dobbiamo andare a sistemare l'allenamento, io direi di andare a guardare a che punto siamo, perché è completo, quindi possiamo fare la formazione ideale. Potevo farlo pure prima, però non me ne so va bene così, che ce ne frega a noi. Sistemiamo la nostra rosa e se ci riesco, perché qua mi devo abituare a questo tipo di gioco fatto così, perché io ci gioco da mobile, però ovviamente secondo me per fare gameplay è più bello fare così. Quindi togliamo Sadik e andiamo a mettere Lemar. Poi mettiamo Marquinhos. Ragazzi, guardate che formazione: Kolarov, Marquinhos, Manolas, Kurzawa, Rudina, Ingolan, Cross, Tolisso, Sané, Dzeko e Lemar. Quali sono le prossime mosse? Volevo vendere Edin Dzeko, che ormai è troppo vecchio. Volevo prendere qualcosa di più spiselloso. Quindi andiamo a rosa. Buon in attimo. Ve lo faccio in diretta. Di conseguenza, allora, Edin Dzeko si può vendere molto facilmente. Lo aggiungiamo a lista trasferimenti e lo mettiamo a 53 milioni. Qualcuno potrebbe accattarselo molto facilmente. Come possiamo sfoltire ulteriormente la rosa? Allora, vediamo un attimo. Io potrei mettere in vendita anche il Sharawi. Strootman 27enne a 88 si potrebbe togliere di mezzo per fare spazio a qualcuno di più forte, però voglio andare a guardare sul mercato, parliamo italiano, quello che c'è a disposizione. Kurzawa, Marquinhos, Manolas e Kolarov sono ottimi titolari, però potrei migliorare un pochino sia Manolas che Kolarov, quindi rimpiazzarli e prendere magari qualcuno di più forte. Se andiamo sul mercato trasferimenti, adesso vediamo quello che ci passa a casa. Allora, c'è Sadio Mané, 25 anni, 94, no, assolutamente no. C'è Royce, 28 anni, a 93, no ragazzi, non mi convincono. C'è Khedira, 93, o meglio 94 generale, però a 30 anni, no, non c'è sta niente che mi possa interessare. Jeromel, ragazzi, a 101, a 31 anni del gremio. Non è male, però sapete che possiamo fare? Vediamo i portieri, c'è un 98. Ecco, questo per esempio potrebbe andare a sostituire l'altro mio portiere. C'ha 98, anche se c'ha 30 anni, secondo me mi potrebbe reggere una stagione abbastanza facilmente. Però per il momento diciamo che non acquisto nessuno. Perché non andiamo a dare un'occhiata, se mi ricordo come si fa? Aspetta un attimo, stadio sponsor, dirigenza... lo scout, voglio vedere con lo scout che cosa mi esce fuori. Allora, età nessuna preferenza, qualità diciamo nessuna preferenza. Voglio, no, qualità magari sì, voglio un over 90. Andiamo a ricercare e vediamo quello che esce fuori. Sarà di ritorno tra 15 ore, ma noi ovviamente non aspettiamo. Ecco, ragazzi miei, Ronaldo del Real Madrid, Bale del Real Madrid e poi abbiamo Matic. Che cosa ne dite se mi compro Cristiano Ronaldo punta centrale? Cioè io non posso fare a meno di comprarmi Cristiano, ve lo compro in diretta ragazzi miei. Cioè guardate che cosa mi ha trovato lo scout, il sostituto ideale di Edin Dzeko. Ragazzi, Cristiano Ronaldo è stato aggiunto alla tua rosa. Ovviamente lo andiamo a guardare, inaspettato, inaspettato, però alla fine secondo me potrebbe essere il giusto cambio. Mamma mia, che spettacolo aver Ronaldo alla Roma, ragazzi miei. Ci abbiamo Sané, ci abbiamo Lemar, Kroos, Nainggolan, Tolisso, Kolarov, Marquinhos, Manolas, Kurzawa. Direi di andare a sistemare ulteriormente la rosa, andare a vedere che cosa possiamo vendere per smaltirla. E io direi che possiamo anche provare a vendere il Sharawi, perché così magari a 37 milioni ci andiamo a comprare qualche giocatore, magari non dico più giovane perché comunque il Sharawi è giovane, però qualcosa di più importante a livello di overall. Allora, quindi ne abbiamo venduti due, ne possiamo vendere 4. Per chi non lo sapesse, più di 4 in totale non si possono vendere. Io proverei anche a vendere Rudy, perché così lo andiamo a sostituire con qualcuno di overall ben più. Non puoi aggiungere questo perché devi avere un numero minimo di giocatori per questa. Non lo posso andare ad aggiungere. Va bene così. Allora, ci vendiamo Bruno Perez e andiamo a cercare immediatamente un sostituto. Però, e dico però, anche a centrocampo qualcosa ce la possiamo togliere di mezzo. Io credo, e dico credo, che si può anche rinunciare a Kevin Strootman, perché voglio puntare come primo centrocampista sostituto appunto a Pellegrini.
Fatto questo, allora direi che dobbiamo andare sicuramente a prendere un rimpiazzo anche in difesa, quindi lo andiamo a cercare, però non so quanti soldini ho a disposizione. Sta lì, sta trasferendo, non la trovo più, eccola qua. Quanti milioni ho da parte? 49 milioni, sicuramente possiamo andare a comprare qualcosa. Allora, ci vogliamo affidare all'esperienza di Jeromel 101, ragazzi miei? Attacco però c'ha 17, io volevo un terzino più di ruolo e secondo me Gaspar, 89 a 26 anni, io volevo qualcosa di più potente, se così si può dire. C'è un 92 però, 27enne, come mai questo è 92 a soli 18 milioni del Paris Saint-Germain? E soprattutto perché il 92 sta sotto gli 89? Forse molto probabilmente perché in generale c'ha 50. No, non lo so per quale motivo, ragazzi. Però a me questo 92 qui non è che mi fa. Anche se aspettate, c'è Show 80. No, prendo Show. Ragazzi, prendo Show perché attacco è 42, difesa è 87, in generale è 64. Ma a 22 anni questo si può assolutamente allenare. Quindi lo acquistiamo e mi sa che diventerà anche titolare. Di conseguenza, aspettate una. Che cosa ho fatto? Titolari. Buoni tutti perché qua Kolarov 85 si va a far benedire. Diventa sicuramente la prima sostituzione. Ma ragazzi miei, una volta rimpiazzato Rudy, secondo me possiamo fare qualcosa di veramente molto molto interessante. Con 31 milioni che posso comprare pure il portiere 90? Vediamo, perché così abbiamo sistemato proprio totalmente la formazione e non ne riparliamo più. Allora, lista trasferimenti, non mi ricordo quanto costa, vi dico la verità. Però 38, non ci arriviamo, ragazzi, ce n'ho 31. Volendo potrei anche comprarlo così, lo sapete? Comunque 98 a 30 anni, io quasi quasi, ragazzi miei, un pensierino ce lo vado a fare. Ma sì, ma chi se ne frega, ragazzi, sistemo proprio totalmente la rosa, perché così insomma ci abbiamo una rosa. Sì, ho preso un trentenne, lo so, però vi faccio anche vedere quanto sto in classifica, perché non sto proprio messo benissimo in classifica. Però andare a fare una cosa del genere e poi soprattutto in lista trasferimenti, aspettate un attimo che faccio rosa, mi vado a vendere quel portiere che a me sinceramente non serve più, quindi da 85 comunque passo a 98 e questo me lo vado a vendere a 17. Solo 4 sul... Ah, mannaggia la miseria, non ho messi 4. Ma vabbè, non fa niente, lo venderò non appena avrò venduto Dzeko, il Shaarawy, Strootman e Bruno Perez. Detto questo, vi faccio vedere quanto sono in classifica e poi chiudiamo qui il video. No, non mi interessa il forum, scusate. Vabbè, ci vado un attimo per toglierlo di mezzo. E adesso, eccolo qua. Per un paio di giorni purtroppo mi sono, per impegni, dimenticato di fare la formazione. Quindi che cosa è successo? Che il gioco è andato avanti da solo e ho fatto tipo 5 o 4 pareggi consecutivi, che non mi ha consentito di essere primo in classifica. Quando ho cominciato a rigiocare però ho recuperato, perché se non sbaglio addirittura ero sceso in settima posizione. Adesso mi trovo a 30 punti, ma comunque come vedete la dirigenza mi chiede la quarta posizione in classifica. Di conseguenza 30 punti credo che non sia male. Vi chiedo tanti like su questo video, almeno 5.000 mi piace, così come per il primo episodio, per continuare la serie, ma soprattutto, come vi dicevo, per fare il campionato con voi iscritti. Tutte le info le trovate su Instagram. Ripeto, l'unica cosa che dovete sapere al momento è andare a commentare la foto di OSM che ho messo su Instagram, Gabboman7, e scrivere partecipo. Poi vi darò ulteriori informazioni riguardo, sempre se arrivano 5.000 like su questo video. Quindi, se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, spero con un nuovo video, qualora vi sia piaciuto e quindi qualora arrivino i 5.000 like. E il Gabbone vi saluta, ragazzuoli, bella a tutti!